Ci rincontriamo anche oggi per vivere sabato 3 dicembre, l'ultimo incontro di questa settimana in ascolto della parola di Dio. Oggi è anche la memoria di San Francesco Saverio, gesuita, missionario nell'Oriente, un grande santo che si è speso per annunciare e far conoscere Gesù agli altri. Invochiamo allora all'inizio di questo nostro incontro lo Spirito Santo, con la preghiera del vescovo Bruno Forte. Spirito del Signore, vieni su di noi, trasforma il nostro cuore e prendine possesso, brucia le nostre paure, sciogli le nostre resistenze, donaci la capacità di essere giusti con noi e con gli altri, per riconoscere e accettare in tutto le esigenze della verità. Fa che non restiamo prigionieri della nostalgia e del rimpianto del passato, ma sappiamo aprirci con serena fortezza alle sorprese di Dio. Donaci la fedeltà all'umile presente in cui tu ci hai posto, per redimere con te e in te il nostro oggi e farne l'oggi dell'eterno. Santificatore del tempo, aiutaci a fare del nostro cammino il luogo dell'avvento, dove si affaccia già ora nei gesti dell'amore, nella resa della fede, l'alba del regno, promesso ed atteso nella speranza. Amen. Il Vangelo che oggi ascoltiamo è tratto da Matteo, capitolo 9, versetti 35 al capitolo 10, versetti 1, 6, 8. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati sé i suoi 12 apostoli, discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia, ogni infermità. E li inviò ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, resuscitate i morenti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il Vangelo di oggi è molto ricco di spunti di riflessione, diciamo che è esplosivo di fatti e di annunci, meglio, di annunci e di fatti. Gesù e poi anche i discepoli, gli apostoli, allo stesso modo, annunciano una novità grandissima, che c'è un tempo nuovo, un regno nuovo, un mondo nuovo che sta venendo, scusate, e lo fanno sperimentare con le guarigioni immediatamente. Questo è un primo aspetto. I discepoli di Gesù di ogni tempo, come Gesù, vivono la stessa sua vita, chiamati ad annunciare a tutti che c'è speranza in un mondo nuovo per ogni realtà, anche segnata dal male, e subito dopo porre in atto atteggiamenti, gesti che vanno a lenire, guarire quelle ferite che il male produce nella vita di tutti. E questo perché gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non è che ci è imposto di seguire Gesù e dopo di vivere come lui, ma è un dono che ci viene fatto. Tu, io, noi tutti,
gratuitamente siamo stati coinvolti nella missione di Gesù e nell'esservi fedele e quindi anche noi dire con le nostre parole, la nostra vita, la novità della presenza del regno dei cieli e poi porre atteggiamenti di umanità piena come quelli di Gesù, viviamo la nostra vita in modo pieno, per grazia, ci è stato dato. Moltissimi possono essere gli spunti e le applicazioni poi per la nostra vita. Necessità di pregare, perché tutti si sentano coinvolti in questa missione e abbiano coraggio di viverla. Questi operai necessari che il Signore dice. Ma poi anche la necessità di avere atteggiamenti uguali a quelli di Gesù. Ecco, penso che incoraggiati da questa prima settimana dell'Avvento, avendo contemplato Gesù che fa un annuncio di salvezza per tutti, che gioisce, che chiama, che aiuta a mettere unione tra il desiderio di bene e il male che facciamo, che non vogliamo fare, a costruire sulla roccia la nostra casa, bene. Per grazia, per dono dello Spirito Santo, anche noi possiamo essere capaci di vivere come Gesù la nostra vita. Allora ci affidiamo al termine di questa settimana a Dio, ricevendo la sua benedizione per tutto il bene che siamo riusciti a vivere in questi giorni e anche per prepararci all'incontro di domani nell'Eucaristia. A quella parola che Gesù vorrà dirci e al dono che ci vorrà farci per rimandarci nella vita di tutti i giorni ad annunciare la speranza di un tempo nuovo, del regno nuovo, del mondo nuovo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata a tutti.